Consiglio Comunale, intendo prendere la parola su questo tema, la lettera del Sindaco di Napoli ad un ministro e le valutazioni che ne sono seguite. Devo dire, non me ne voglia nessuno, che ho trovato insieme ad una qualche preoccupazione anche tante strumentalizzazioni. Perché riuscire a pensare che in una lettera con la quale si chiede Sindaco di Napoli al ministro, dopo averlo chiesto telefonicamente e negli incontri dal mese di settembre, di mantenere in vita le graduatorie per poter procedere alle immissioni a tempo indeterminato e determinato, questo possa comportare in un passaggio di quella nota che non mi rassegno a dire si poteva scrivere diversamente. No, andava scritto esattamente così, possa essere inteso come una provocazione o un giudizio negativo sulle lavoratrici e sui lavoratori. Questo per le seguenti valutazioni. La prima, ad una lettura testuale, e lo dico a chi, come te, consigliere Simeone, non ha un pregiudizio di lettura, ma ha una legittima domanda alla quale intendo rispondere. Non è così per tutti gli interventi che ho sentito in questo Consiglio Comunale. Per essere chiari, si esprime una valutazione sui profili, non sulle donne e sugli uomini, che tutti i giorni garantiscono in modo ottimo ed egregio il funzionamento di questa amministrazione comunale. Il profilo A e il profilo B sono notoriamente i profili, non le attività, non le persone che ci sono dentro. Sono notoriamente i profili bassi, cioè quelli per i quali l'ordinamento che classifica il personale che dipende dai comuni e dall'amministrazione mette le prestazioni con un minore contenuto professionale. In quella lettera puntualmente il sindaco della terza città d'Italia pone un tema: noi abbiamo i profili C e i profili D che sono particolarmente carenti, le graduatorie Forbes nel 2019 ci servono per rimpinguare quei profili, da ciò deriva la richiesta. E in più, chiedo scusa, valgono anche le storie personali delle donne e degli uomini, e che la storia personale del sindaco di Napoli sia sempre stata una storia che lo ha visto al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici, in ogni vertenza, in ogni assemblea, in ogni occasione di scontro o di successo, a me pare, come dire, chiaramente, diciamo, di evidenza nella storia di tutti i giorni di questa città. Lo è quando sono i dipendenti del Comune di Napoli, lo è quando dice per le nostre partecipate non si applica l'articolo 18, non si applica il Jobs Act, lo è nelle vertenze da Almaviva a Condata ad altre ancora del territorio napoletano e fuori dal territorio napoletano. Quindi io mi auguro, avendo chiaro che siamo di fronte anche ad una strumentalizzazione di carattere politico, che su questo tema si possa porre finalmente una pietra tombale sopra, perché non c'è materia del contendere, non c'è per la storia di chi l'ha scritto, non c'è nel rispetto della lingua italiana e dei termini, non c'è perché non si parla delle donne e degli uomini che lavorano per il Comune, ai quali va il nostro ringraziamento giorno per giorno, non c'è nella storia di tutti i giorni. L'ultima questione, perché a pensar male, diciamo così, a volte ci si becca. Devo dire, ho trovato anche una strana coincidenza fra l'incremento, diciamo, delle preoccupazioni e il fatto che lo stesso giorno venisse sottoscritto il contratto decentrato di lavoro delle donne e degli uomini del Comune di Napoli. Perché in realtà l'elemento forte è che quel contratto di lavoro è stato sottoscritto dalla stragrande parte delle sigle sindacali, dalla stragrande parte delle lavoratori e lavoratrici RSU eletti,
e siamo di fronte ad un contratto che è rappresentativo, lo dico con rispetto per tutti, anche di chi non ha firmato, di oltre l'80% delle donne e degli uomini del Comune di Napoli. Rispetto all'atto di indirizzo che noi abbiamo fornito alla delegazione trattante, non solo c'è la storia di questo Comune dell'attenzione al mondo del lavoro, c'è anche la storia personale di Luigi De Magistris, del nostro sindaco. Ci tengo a ribadirlo perché la coincidenza non è una coincidenza secondaria, è un elemento formale. Chiedo scusa al Presidente e all'Aula se mi sono preso tempo su questo punto, ma devo dire è un punto che ho ascoltato negli interventi anche con grande sofferenza personale, oltre che con amicizia, stima e vicinanza per un sindaco al quale va giorno per giorno la mia stima. Nel merito, il tema posto in discussione oggi è, come dire, si evince dal titolo, siamo di fronte ad una variazione di bilancio, applichiamo una quota di avanzo vincolato su una su capitoli che riguardano le competenze in merito all'ambiente, quindi da questo punto di vista siamo di fronte ad un atto che nella sua semplicità, già dalla relata, si intende esplicitamente chiarito all'Aula.